viaggio sonoro e visivo tra le opere più importanti degli Uffizi, proposto attraverso le nuove tecnologie virtuali in un contesto multimediale e con la musica di uno dei compositori italiani più eclettici. Il Rinascimento italiano rivive nella mostra Uffizi Virtual Experience alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 10 marzo e con l'album Uffizi Virtual Experience Original Soundtrack del compositore Roberto Lobbe Procaccini in uscita dall'11 marzo. 1150 immagini digitali ad altissima risoluzione, multiproiezioni immersive, tecnologia abilitante e musiche del compositore che accompagnano questa esperienza visiva. Già produttore di De Niro e autore di colonne sonore e musiche di scena, tra i tanti per Arnoldo Foà e Giorgio Albertazzi, Roberto Lobbe Procaccini si confronta per la prima volta con le arti visive, dando vita a un progetto musicale inedito e originale. Una colonna sonora d'arte creata per rendere ancora più vive e presenti le immagini, scomposte e animate digitalmente. Roberto Lobbe Procaccini. La richiesta che mi è stata fatta dal regista Claudio Focardi era quella di scrivere una musica che fosse al tempo stesso descrittiva, emotiva, coinvolgente e che viaggiasse di pari passo con le immagini. Con le musiche composte è nato anche l'album che ricalca la sceneggiatura della mostra. Ho cercato di unire questi due mondi, appunto il rinascimentale e il moderno, cercando comunque sempre di sottolineare l'aspetto emotivo, mai quello tecnico o diciamo così un po' più da musicista, proprio mettendomi dal punto di vista del pubblico. E per cui da qui l'idea di farne un disco, di farne una raccolta, quindi Uffizi Virtual Experience Original Soundtrack.